1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 44, 51, 53 dovrebbero essere. Io ho sempre avuto una grande passione per i tatuaggi. Inizialmente li ho tutti fatti in posti nascosti. Dopo un po' ho sbragato, nel senso che alcuni sono abbastanza visibili, però mantenendo sempre questa cosa del tatuaggio non troppo evidente. Io non ho, vedendomi frontalmente, le braccia tatuate perché ho sempre fatto la modella e adesso i tempi sono un po' cambiati, però quando ho cominciato io 15 anni fa c'era un po' il tabù della modella tatuata, quindi dovevi averne il meno possibile, addirittura li coprivano. Il primo tatuaggio effettivo è stato questa scritta Love sul dito, cioè strabanale, una cosa un po' da ragazzina. Infatti avevo 20 anni, 21. Subito dopo ho fatto anche una scarpa da basket, una Jordan 1 Chicago, che è la scarpa iconica, insomma, di Michael Jordan sul costato, che mi ha fatto stramale. Questa scarpa ce l'avevo il giorno in cui ho avuto un brutto infortunio. Quindi ho detto, perché non tatuarsi la scarpa che mi ha portato sfiga? In realtà è più un tatuaggio legato alla pallacanestro. Come faccio? Aspetta. Questo qua, questo omino di Jordan col 23 e questa parte dell'inizio del polpaccio, diciamo, è quello che mi ha fatto assolutamente meno male di tutti, non l'ho proprio sentito. Una volta che tu cominci a tatuarti, una specie di catena che poi dice vabbè, tanto ormai ce l'ho questo, ne faccio un altro. E per esempio sul mio braccio è stato così. Il primo tatuaggio sul braccio è stata questa chiave. Tatuaggio senza senso, se mi dici che cosa rappresenta per te questa chiave? Niente, mi piaceva il disegno. E alla fine ti ritrovi che hai il braccio praticamente pieno e non te ne sei neanche reso conto. Quasi tutti i miei tatuaggi sono sul braccio sinistro perché è una cosa un po' contorta in realtà. Il mio lato migliore è questo, io in foto mi metto quasi sempre così, di conseguenza, avendo i tatuaggi nella parte interna del braccio sinistro, se io sto così praticamente non si vede nulla, sono pazza, lo so. Quest'aereo per me simboleggia un po' i viaggi, perché io ho una grossa passione per i viaggi, ho visitato più di 40 stati, quindi è proprio una cosa che a me piace tantissimo prendere l'aereo ed è collegato insomma a questa scritta qua che è Wanderlust, che è la sindrome del viaggiatore. Fearless vuol dire senza paura. Io ho avuto un tumore, mi sono operata nel 2013, poi dopo negli anni successivi insomma ho fatto chemioterapia, radioterapia eccetera, e qui era dove mi facevano sempre la flebo, le analisi e quant'altro. Io ho sempre avuto una paura pazzesca degli aghi. Voi direte sì, ma sei piena di tatuaggi. Sì, ma l'ago del tatuaggio è un conto, l'ago dell'ospedale è un altro. Il fatto di aver avuto questa malattia mi ha talmente abituato a questi aghi che mi bucavano, che proprio nel punto mi faceva più paura, che quello delle analisi, delle flebo, di quando stavo male, mi sono tatuata senza paura. Questo è un tornado. Molti miei amici mi prendono in giro perché dicono che al contrario sembra la cacca di WhatsApp, però è grigia, quindi vabbè. Molte persone che mi conoscono mi definiscono come un tornado, cioè quando entro in una stanza faccio casino, insomma, la mia presenza si sente. Viveri di sempre è una frase che mi ha detto il mio attuale fidanzato. Era un periodo brutto per me, io non stavo benissimo. Lui mi ha praticamente raccattato e salvato. Gli ho chiesto di scrivermela con la sua calligrafia su un foglio e me la sono tatuata. I miei tatuaggi non hanno un tema ricorrente, sono tutti fatti in periodi diversi, momenti diversi. C'è una predominante che è quella dei colori. Io amo i colori, uno se guarda anche il mio armadio, insomma, è completamente colorato e i miei tatuaggi sono tutti colorati. Hanno un senso, speciale per me e di qualcuno invece mi piace semplicemente il disegno. Qua nella mano ci sono le 5 cose più importanti della vita per me, non sono in un ordine particolare. Sognare, amare, ridere, mangiare e i soldi, perché chi dice che i soldi non fanno la felicità è un falso. La pistola in realtà è una cosa un po' tamarra perché mi piaceva fare così, bam bam bam, ti sparo, non c'ha senso. È proprio una c***a, sì, vabbè. Quasi tutti i miei tatuaggi sono stati fatti un po' a caso, qualcuno all'estero. Ne ho uno fatto a Londra, uno fatto a Cipro, uno fatto a Ibiza.
come una pazza sono entrata in quel posto perché mi ispirava, sono tutte cose piccole abbastanza facili, diciamo che se devo fare una cosa un po' più complessa non mi affido a uno sconosciuto ma vado da chi è di fiducia per me. Questo è un altro tatuaggio per me importantissimo, fighter vuol dire combattente, me lo sono fatto quando sono guarita dal tumore, è stata come una battaglia vinta e volevo ricordarmi di questa cosa. Qua abbiamo Londra 2015, praticamente mi scrive un tatuatore che era un mio follower, stava a Camden Town e mi ha detto ma perché non vieni a tatuarti con la tua amica da me? E che fai, non ci vai? Sono andata, ho fatto questa bellissima cazzata, banalità totale, YOLO, you only live once, con il diamante chissà perché. Non ho mai ritoccato tatuaggi e ne ho cancellato uno col laser. Era la scimmietta di WhatsApp che sta così. Vi lascio immaginare perché l'ho cancellato, perché faceva schifo, non aveva senso. Toglierlo mi ha fatto malissimo, quindi è una cosa che vi sconsiglio assolutamente. Ho fatto tipo più di 10 sedute di laser ed è una cosa stradolorosa. Meglio fare un cover up, ma il laser per me è stato tremendo. Ho fatto una copertura invece su qua dove ho fatto la pizza, avevo la Q della regina di cuori, ma semplicemente perché non mi piaceva. Questo è carino e tutti mi rompono le palle, così finalmente lo spieghiamo. Allora, qua sul piede ho questa frase, bold on lie, con la palla da basket, che costantemente ogni volta le persone quando vedono una foto di questo tatuaggio me lo correggono, non sapendo che, cioè io l'inglese lo so che vorrebbe, ci dovrebbe essere scritto bold doesn't lie, ma è una citazione di Rashid Wallace, che è un giocatore NBA, che praticamente diceva che se l'arbitro fischia un fallo che in realtà non c'è, quello che va a tirare i tiri liberi poi li sbaglia, e quindi è una citazione sportiva alla pallacanestro. Se avrò dei figli gli impedirò sicuramente di tatuarsi a 14 anni. I primi tatuaggi che ti fai quando sei ragazzino sono anche quelli che fanno più schifo, quindi insomma se uno si tatua magari a 25-30 anni ha una consapevolezza, un gusto diverso. Uno di 50 anni se si fa un tatuaggio sicuramente ha la testa sulle spalle per fare una cosa che per lui ha senso, uno di 14 secondo me no. Avevo 20 anni, 21. Quindi pensate a quelli che si tatuano a 16, già a 20 anni ti fai i tatuaggi di m***a, pensa a 15, cioè, no. Metterei l'età minima a 30 anni io per fare i tatuaggi. Fra 10 anni, chi lo sa, per come sono fatta io potrei essermeli o tolti tutti o essere tatuata in faccia, perché sono pazza, cambi da un secondo all'altro. Credo, insomma, che se dovessi farmene altri rimarrebbero su questo stile di cose abbastanza piccole, colorate, anche se devo dire che in questo momento non ho particolare ispirazione, sono a posto così. Ciao GQ, sono Valentina Vignali, per guardare altri video iscrivetevi qui.